Il professor Taburini ci può spiegare l'esperimento e le sue ricerche? Allora, qui stiamo cercando di implementare la tecnologia, una nuova tecnologia, un nuovo metodo per le onde elettromagnetiche, per comunicare in questo caso. Ci sono delle proprietà del campo elettromagnetico, come le vorticità e il momento angolare orbitale, che permettono praticamente di creare una serie di canali sulla stessa frequenza. Quindi, oltre alla solita sintonia orizzontale, avremo anche una sintonia verticale. Quindi dando un ampio spazio a qualsiasi tipo di telecomunicazione che potrà essere fatto. Ma questa è una nuova ricerca? Sì. Completamente nuova, quindi sì, sì, cambia sì. La visione e cambia tutte le prospettive anche tecnologiche future? Sì, almeno quanto sembra sì, io non sono un tecnico, sono un astrofisico, però già con questo setup molto semplice, con cose prese proprio dallo scaffale, quindi tecnologia disponibile a tutti per il wifi, ha funzionato, sta funzionando da giorni, stiamo trasmettendo grazie ai radioamatori italiani che ci danno un supporto notevole, perché loro sono proprio quelli che sanno mettere le mani sulle antenne e tutto, e siamo riusciti a mandare ieri segnali audio e tutto il resto, a fare anche delle prove video. Quindi sta funzionando molto bene. Lì in fondo a San Giorgio c'è proprio l'antenna fatta elicoide e questa è la stazione di ricezione. Sono queste due antenne che vanno in antifase e riescono a leggere praticamente la fase del campo. La codifica sarà infatti in fase. Ecco, quindi ci sono delle proprietà matematiche ancora da esplorare del campo elettromagnetico. Lavoro col mio collega svedese Tide. E adesso abbiamo questa avventura, questa dimostrazione alla quale ha partecipato all'inizio all'inaugurazione la principessa Elettra Marconi, che ci ha fatto l'onore di essere con noi l'altro giorno. E questa scoperta, diciamo, questa come è nata, come si è sviluppata sul punto di ricerca? Allora, negli anni 70 c'era Michael Berry, Sir Michael Berry adesso, che parteciperà anche lui all'evento, è stato candidato al premio Nobel per le sue ricerche nella meccanica quantistica e sulle teorie delle dislocazioni. Noi abbiamo preso questa parte qui, con la parte di dislocazioni, interferenze, eccetera, del campo elettromagnetico, di queste vorticità, e abbiamo creato questa idea folle con Cardona, che è un giornalista e regista. Abbiamo detto: mettiamo su un esperimento pubblico alla Marconi per far vedere, avere anche un grosso impatto. Sapevamo che funzionava, che avrebbe funzionato, e speriamo che stasera non venga giù un diluvio, ma comunque dovrebbe funzionare lo stesso anche con la pioggia, quello che ci preoccupa, insomma, è cosa minore. Ma la trasmissione, l'esperimento, come funziona? Ci spiega. Allora, mandiamo due suoni discordanti su due canali diversi sulla stessa frequenza, senza utilizzo di multiplexing o altro, utilizzando questa particolarità del momento angolare orbitale. Quindi abbiamo due canali codificati in vorticità. Noi riusciremo a discriminare semplicemente muovendo quell'antenna meccanicamente, è una cosa che si può fare elettronicamente, ma è per far vedere alla gente, a dimostrare che solo annusando lo spazio con le antenne riusciamo a discriminare questi stati diversi del campo elettromagnetico. Quindi c'è anche una sintonia spaziale, oltre che nelle oscillazioni temporali del campo. E la trasmissione delle onde è attraverso che apparecchiature? Sono di questo modulino wifi microscopico, sono quelli i moduli audio-video classici, e l'altro è attaccato alla un'antenna parabolica lì in fondo, è messa sulla torretta della Compagnia della Vela, dove la costruzione è stata modificata in modo da fare un paraboloide sfasato che fa imprima una vorticità di questo tipo al fascio in uscita, e riusciamo a discriminarla come previsto dalla teoria. Quindi è trasmissione sonora e anche del video, volendo anche video. Abbiamo anche provato una trasmissione video, ma ormai eravamo d'accordo con una trasmissione sonora sicura, perché per una dimostrazione si va sul sicuro. Certamente, straordinario, quindi le capacità, si apre un mondo sì.
E questo è stato fatto per rompere un po' le resistenze che ci sono in vari settori, ecco, delle telecomunicazioni. Due note sulla bibliografia o per avere altre indicazioni per vedere i suoi studi? Beh, noi abbiamo fatto solo articoli scientifici, quindi sono nelle riviste accademiche di ricerca. C'è un libro della Springer dove io e Tide abbiamo scritto un capitolo, si chiama The Orbital Angular Momentum of Light, però non c'è ancora niente di, come si dice, popular science, di divulgazione, perché è un fenomeno nuovo. Le ultime cose che abbiamo scoperto hanno mesi di vita, quindi ci stiamo buttando, perché mi piace, quando c'è una cosa sicura, andare all'obiettivo e fare. Certamente. E quindi potrebbe anche coprire distanze più grandi? Come... Sì, sì. Perché... il sogno prossimo, la prossima prova sarebbe rimbalzo sulla ionosfera. Però queste cose verranno anche utilizzate in telecomunicazioni a lungo raggio. Quindi io non vedo grosse difficoltà per il momento. Ma cambierebbe anche la prospettiva dalle indagini mediche perché sono onde elettromagnetiche? Che... Sì, su quello ci sono altre proprietà che abbiamo scoperto, non solo legate alle telecomunicazioni, ma anche alla ricerca di noduli, cellule tumorali, utilizzando delle proprietà delle molecole. Stiamo mettendo su, ci sarebbe la volontà anzi di mettere su uno spin-off con l'Università di Padova, e già oggi depositiamo un brevetto. Unica cosa è che se io non riesco a rimanere qua fisicamente mi porto via tutto. Questo non dipende dall'Università di Padova. Da cosa dipende? Dal fatto che non ci sono concorsi o eccetera eccetera. Ma lei, professore, non... Sono precario ancora. Precario? Sì. Nonostante le sue ricerche. Ho fatto lo sbaglio di tornare dall'estero, ma avevo bisogno per motivi di famiglia e mi sono trovato così. Quindi lei già insegnava all'estero? Ho fatto il dottorato di ricerca, poi dovevo andare a Cambridge, eccetera, ho avuto problemi grossi in famiglia, sono tornato indietro, fortunati c'era l'Università di Padova, lì mi trovo bene, solo che la situazione italiana è un disastro. Un disastro, veramente. Disastro perché le aspettative anche sui campi di ricerca che sono straordinari, perché... La strumentazione che usate adesso che per questa dimostrazione è semplicissima, cioè... Sì, le idee sono le idee, che quelle, sono le certamente. Idee, perché con un sacco di apparecchiature si fa presto a fare qualcosina di nuovo, ma l'idea di base, se è semplice, per rompere il ghiaccio basta poco. Infatti ci siamo autofinanziati e con degli sponsor anche, e anche con l'aiuto dell'Università di Padova, abbiamo messo su questo esperimento che è costato pochissimo. Certamente. Quindi è l'idea nuova che fa la differenza, più che l'applicazione costante e continua. E quindi sulle ricerche, sulle onde elettromagnetiche, c'è ancora un sacco di roba da scoprire. È ancora un mondo, è come la punta di un iceberg quello che sappiamo. Ci sono tantissimi altri gradi di libertà inesplorati e tante applicazioni che possono essere fatte. Quello che manca è sedersi lì e avere un po' di fantasia. E studiare. Studiare per forza, sedersi là, studiare. Studiare con tanti. Dopo le cose vengono fuori da sole, insomma. Grazie professore, la ringrazio moltissimo. Lei può dirci un po' la sua storia? Beh, la storia in che senso? Cosa la sua, sì, come è nata l'idea della ricerca, come da quanto si occupa? Beh, io ho cominciato da piccolo, che avevo 4 anni e mezzo, che volevo fare l'astronomo. Lì è stata una tara fin da piccolo. Poi c'è stata la svolta con un'associazione di astrofili in un convento di frati a San Nicolò al Lido, dove ho imparato fisica, matematica, perché molti di loro avevano una scuola di elettronica, fisica, matematica, quindi andavo lì a giocare il sabato. Poi mi ero iscritto all'università, andavo tutto bene, finché non sono cominciate le passioni per le auto da corsa e lì mi sono staccato un po' e poi ho ripreso, ecco. Ecco, tutto qua. E poi le idee vengono da sole. Cioè, poi la carriera universitaria anche all'estero, quindi è stato... Sì, avevo cominciato come cosmologo grazie a Dennis Sciama, che è stato uno degli ultimi grandi cosmologi, che è stato allievo di Dirac, il padre dell'antimateria, e l'ultimo collaboratore di Einstein.
Lui andava a prendersi le persone una a una nelle varie università, se le portava su. Io ho fatto la tesi alla Sissa, con, sotto l'egida dell'Università di Padova, con Lucchin, che non c'è più purtroppo, sulla cosmologia quantistica. E poi mi hanno chiamato a fare un dottorato in Inghilterra. E da lì dovevo continuare, poi problemi in famiglia sono... cioè, quando succedono problemi ci sono, insomma. Ecco. La ringrazio molto. Buongiorno, sono Vittorino Boaglia, sono dell'Associazione Radioamatori Italiani, sezione di Venezia. E la collaborazione con Fabrizio Tamburini è iniziata da pochissimo tempo e ci ha coinvolto appunto in questa attività, diciamo che ormai è assodata anche teoricamente, e quindi stiamo dando un supporto pratico con, per quanto riguarda gli allacciamenti. Stiamo facendo un lavoro praticamente da tecnici, quindi allacciamenti di cavi, di apparecchiature e anche strumentazione da inserire nell'impianto per verificare la qualità del segnale e le centrature. Sono cose abbastanza complesse. Devo dire che giovedì pomeriggio, quando praticamente l'esperimento è andato a buon fine, nonostante la mia lunga attività di radioamatore dal 68, diciamo, ho provato un brivido e mi è venuta la pelle d'oca. È stata un'emozione grandissima, perché non avremmo assolutamente immaginato fosse possibile ottenere questo risultato, e anche noi eravamo alquanto titubanti, ma chissà, nell'ottico sì, ma nell'elettromagnetico era poco probabile. Invece funziona, è incredibile. Grazie Fabrizio. Sono la dottoressa di Fabrizio Tamburini, Anna Sponselli, e l'esperimento che oggi si riguarda l'applicazione del momento angolare orbitale alle telecomunicazioni. E quello che alla fine si otterrà sarà il creare due canali su una stessa frequenza, mentre di solito ad ogni frequenza coincide un canale. Normalmente, siccome entrambe le antenne che ci sono in trasmissione usano la stessa frequenza, noi dovremmo sentire un solo suono, quindi un solo canale. Invece, poiché una delle due, la parabola in particolare, genera un momento angolare orbitale, riusciremo a distinguere due suoni diversi. Quindi l'esperimento consisterà inizialmente nel mandare il fascio normale e sentire che si sente un solo suono. Poi viene accesa anche la parabola e quello che noi sentiremo sarà proprio la sovrapposizione di due suoni, per cui si passerà da un suono all'altro che sono sulla stessa frequenza. Può dire intanto il suo nome, mi scusi, così dopo... Sono Filippo Romanato, sono professore dell'Università di Padova e dirigo un laboratorio di nanotecnologie del distretto Veneto per le nanotecnologie, appunto. Veneto Nanotech. Oggi è un evento storico. Gli eventi storici si definiscono così non soltanto perché sono ricordati, saranno ricordati in futuro, ma perché quando al presente non si riesce ben a comprenderne la loro portata. È talmente tanto grande che non è facile comprenderne la portata. Però abbiamo subito una cosa molto pratica. Le frequenze su cui potremmo trasmettere trasmissioni radio, trasmissioni TV, digitali oppure no, saranno moltiplicate. Questo diminuirà i costi, aumenterà l'offerta, avremo maggiori libertà di comunicazione, di trasferimento delle informazioni. E questa è una cosa che possiamo capirla a breve. Il dottor Tamburini è un collaboratore, siamo colleghi con cui lavoriamo da diversi anni assieme, abbiamo scritto diversi progetti, alcuni anche che stanno avendo molto successo. Tanti sono basati proprio su questa novità dello studio della luce, della proprietà di vorticità che la luce ha, e di cui oggi vedremo un esperimento che crediamo poter anche definire storico, insomma. E sì, la collaborazione di diversi anni, aperta a diversi gradi di libertà, oggi lo faremo sulle onde radio, ma stiamo lavorando molto anche sulla luce visibile e sui raggi X. Oggi vediamo un'applicazione alle telecomunicazioni, però ci sono applicazioni anche sulla medicina, sulla microscopia, sulla possibilità di avere effetti ottici innovativi che serviranno a sviluppare, a crescere molta parte, in particolare, ripeto, per la
medicina e per la ricerca biologica. Bellissimo. La vostra collaborazione da quando nasce? Nasce da circa 3 anni e mezzo, 4, però si è trasformata in amicizia. Abbiamo avuto un feeling molto rapido e la collaborazione è cresciuta molto velocemente, in cui idee, eventi, capacità di tradurre, di trasformare idee in oggetti, in attività, è cresciuta e si è alimentata per conto da sola in qualche modo. E credo che sia una cosa molto bella il fatto di riuscire a trasformare idee rapidamente in dispositivi, in applicazioni, in oggetti che possono avere anche un interesse applicativo molto concreto. È un modo di fare trasferimento tecnologico e di avere la catena del trasferimento tecnologico accorciata e in questo senso avere menti, organizzazioni, capacità inventiva e capacità di traduzione della capacità inventiva in risorse, in applicazioni, è un connubio che è molto importante e che rende poi affascinante ma anche utile la ricerca che viene fatta. Scienziati in questo momento ce ne sono di importanti anche in Italia? Oh, sicuramente, le menti italiane, io ho girato molto, sono stato in America, all'MIT per un anno, sono stato in Francia, al sincrotrone europeo, sono stato in Europa, Austria, Germania, ultimamente ho passato 5 anni a Singapore, in Cina. Io non ho mai visto un'inventiva così limpida, così come quella dei ricercatori italiani, che hanno veramente una brillantezza nel saper cogliere gli aspetti più innovativi delle ricerche, di cui Fabrizio, se vuole, oggi è una dimostrazione. È riuscito a cogliere un aspetto molto esotico della natura, della luce, e a trasformarlo in una tecnologia. Questa capacità, questa brillantezza degli scienziati italiani, secondo me, è unica ed è una ricchezza che ci dipende dalla nostra cultura, dal nostro modo di essere, quella indipendenza culturale e quella libertà di pensiero che è tipica nostra, italiana. Mi accennava a Galileo Galilei? Scusi. Sì, Galileo Galilei è il padre riconosciuto della scienza, della ricerca sperimentale al mondo. A me piace ricordare la sua frase che tutte le volte che entro in dipartimento di fisica a Padova la leggo perché è scritta lì. Dice che Galileo dice che è molto più importante studiare una cosa leggera, dice col suo gergo del suo tempo, piuttosto che discutere lungamente delle grandi questioni senza conseguire verità nessuna. E oggi, con l'esperimento che faremo, si ha una dimostrazione di questo. Un'idea concreta, basata su dati sperimentali, su teorie, che è diventata applicazione, che è diventata una cosa che dimostreremo essere vera e non ha grandi teorie, cioè ha grandi teorie dietro, ma nasce da un'intuizione semplice, tutto sommato. L'esperimento nella sua essenza è abbastanza facile. Oggi tutte le tecniche di telecomunicazioni radio e TV che utilizziamo sono basate sul fatto che un canale, quindi una trasmissione, un segnale, si basa su una frequenza. Quindi una frequenza, un canale. Oggi, con l'esperimento che facciamo, dimostreremo che ci potranno essere più canali, quindi più trasmissioni, per ogni frequenza. Sarà la possibilità quindi di espandere, di moltiplicare i canali di trasmissione per ogni frequenza. Questa è l'essenza della cosa. Ma dopodiché la cosa può trascendere, perché questo significa che molta più informazione strutturata, mi permetto questo termine, potrà essere trasferita.
La luce, come abbiamo visto, non si propaga più soltanto in maniera retta, ma ha anche degli stati di vorticità. Questo permette di avere delle possibilità di trasmissione, di trasferimento, appunto, come stiamo dicendo, di una informazione molto più complessa, anche quantistica. L'altro esempio che vorrei dire è questo proprio. Gli stati di vorticità sono identificati da dei numeri, chiamati numeri quantici, che derivano proprio dalla meccanica quantistica. Adesso noi per ogni frequenza e per ogni momento quantico, per ogni numero quantico di vorticità potremmo avere un canale. Quindi il fatto di avere un canale di trasmissione lo, per la prima volta, accoppiamo con un momento quantico della luce. Questa è la novità. Può spiegare brevemente un po' la sua storia scientifica personale? Così. Beh, io sono nato, la sua passione? E ho studiato e mi sono formato all'Università di Padova, al Dipartimento di Fisica. Poi mi sono laureato, ho preso il dottorato. Poi è cominciata, sì, anche nel mio caso c'è la difficoltà di trovare posti di ricerca, e anche per scelta così di esperienza personale ho deciso di fare del lavoro all'estero. Ho passato prima un anno e mezzo all'MIT a Boston, poi alcuni mesi presso laboratori europei, a Linz in Austria, in Germania. Poi sono stato un anno e mezzo al sincrotrone di Grenoble, dove ho maturato un'esperienza appunto sul laboratorio del sincrotrone, e in base a quella sono stato assunto poi al sincrotrone Elettra di Trieste. Anche qui Elettra è un nome che si ripete, è un po' simbolico di questa giornata, insieme con Elettra Marconi, figlia del Guglielmo, che oggi vogliamo in qualche modo ricordare, ad Elettra Sincrotrone, dove ho messo su un laboratorio di nanotecnologia. Poi purtroppo, come spesso accade in Italia, i nostri istituti di ricerca vengono, anche se vanno bene, vengono in qualche modo distrutti. Questo è successo, e un po' per protesta ho deciso di fare il cervello in fuga e mi trasferì a Singapore, dove fui preso. Mi diedero una cattedra di professore, mi diedero un sacco di soldi per mettere su un laboratorio, e lì ho ricominciato a fare nanotecnologie, a dedicarmi alla fotonica, e alla nanolitografia, alla fabbricazione di dispositivi. E fino a che mi hanno richiamato qui a Padova come professore per rifare quell'esperienza che stavo facendo a Singapore, che era stata dimostrata interessante, non soltanto appunto per l'impianto scientifico, ma anche per le possibilità di fare trasferimento tecnologico. E quindi sono da 3 anni che sono stato assunto all'Università di Padova, collaboro con il Distretto Veneto per le nanotecnologie, Veneto Nanotech, dirigo questo laboratorio di nanofabbricazione che ho costruito, progettato e insomma sto cercando di far crescere negli ultimi 3 anni, e appunto assieme con questa cosa è nata anche questa collaborazione con Fabrizio Tamburini, che ci ha portato appunto a accoppiare i suoi studi sulla vorticità ottica a nanostrutture, applicarle, come dicevo prima, alla nanomedicina e vederne le applicazioni più pratiche, che oggi insomma in qualche modo vorremmo celebrare per far partire. Questo voglia essere quindi anche in qualche modo una speranza per il fatto che, nonostante le enormi, e vorrei sottolineare questo aggettivo, difficoltà con i quali si fa ricerca in Italia, si può
tentare di anche fare qualcosa di utile, perché le idee le abbiamo, ormai c'è anche la mentalità di per tradurle in applicazione. A questo punto abbiamo anche messo su una struttura organizzativa perché questo sia possibile. Basta riconoscere questi elementi per poterli poi volerli applicare, e perché soprattutto diano efficacemente una risposta utile alla comunità per gli sforzi economici che richiedono per essere finanziati, insomma.